Ciao ragazzi, buongiorno, buon martedì a tutti. Allora, oggi dobbiamo parlare di una decisione che a quanto pare avrebbe preso la Juventus, che avrete già letto dal titolo, però voglio andarci un attimo piano, voglio andarci con calma, voglio ragionare, voglio parlare veramente nella più totale tranquillità, perché tanto in questo momento arrabbiarsi, non arrabbiarsi, non ci serve niente, non serve niente a me, non serve niente a voi. Io ribadisco, probabilmente in questi giorni sono anche stato poco lucido. Non tanto nell'argomento principale, nel macro argomento che confermerò anche in questo video, quanto più nell'esposizione, ma quando vedi certe cose e quando ci tieni veramente alla squadra, poi ti arrabbi, per forza di cose ti arrabbi. Prima di tutto vi chiedo di scaricare Numero Dies, l'applicazione la trovate qui sotto, in descrizione c'è il link per scaricarla. Tra l'altro ieri è uscito un mio articolo che dà il seguito al Allegri Salvi Allegri, e si chiama Agnelli Salvi la Juventus. E dato che oggi parleremo abbastanza, no? Di questi due concetti di Allegri e di Agnelli, vi invito a scaricare l'applicazione, andarvi a leggere il mio articolo e andare a vedere anche il post partita di Monza Juve. Che cosa succede? Succede che a quanto pare c'è stata una telefonata in cui Andrea Agnelli andava a ribadire a Massimiliano Allegri la fiducia della società nei suoi confronti. E qualcuno già qua potrebbe arrabbiarsi. Io ribadisco il mio concetto. Per me questa cosa è sbagliata. Per me questa cosa è molto sbagliata. Anche perché dalla ricostruzione ci sarebbe stato un Pavel Nedved che voleva già l'esonero, che avrebbe richiesto l'esonero per Massimiliano Allegri e a quanto pare alcuni dicono addirittura già da venerdì. Quindi la giornata in cui sono iniziate a circolare anche le voci inerenti all'intervista di Allegri sul Corriere. Allegri dovrebbe venire multato e basta per quell'intervista. E a quanto pare anche arriva bene. Non era tanto dell'idea di esonerare Massimiliano Allegri quanto più per una questione economica piuttosto che tecnica. Però è ovvio che se sei la Juventus non puoi fare i conti soltanto con i soldi, ma devi fare i conti anche con il campo. Agnelli quindi conferma Allegri. Agnelli conferma Allegri e chiede un cambio di rotta. Impone un cambio di rotta all'allenatore. E a quanto pare potrebbero esserci dei cambiamenti all'interno dello staff tecnico di Massimiliano Allegri, dalla parte della preparazione atletica, dalla parte di chi va a fare le tabelle, no? Chi deve gestire gli infortuni dei calciatori, quindi potrebbe esserci un cambio di fisioterapisti e preparatori, però ieri sul sito ufficiale della Juventus è uscita una nota che dice Argentina, Di Maria Paredes, Brasile, Bremer e Danilo, Colombia, Cuadrado, Italia e Italia Under 21, Bonucci, Gatti, Fagioli, Miretti, Serbia, Kostic e Vlaovic, Polonia, Milik e Szczęsny, USA, Weston McKennie. Quindi se faccio due rapidi conti, in questo momento a Torino sono rimasti Alexandro, De Sciglio, Perin, Pinsoglio, Rugani, Ken, Rabiot e Soulé. Tra quelli a disposizione, tra quelli infortunati ma comunque meno gravi, Pogba, Chiesa, Caio, Ake invece Potrebbe che... rispondere alla tua domanda. Nella notte di ieri non ha piovuto a Finale Emilia, Italia. Grazie Alexa per avermi detto questa cosa. Pogba, Chiesa, Caio e Ake che invece sono indisponibili, sono infortunati gravi. Quindi ecco, questa è un po' la ricostruzione. E questa è la tesi sia di chi diceva che cambiare in questo momento non aveva senso perché comunque con la pausa nazionali avreste avuto a disposizione pochi giocatori, e infatti l'abbiamo visto. Però dall'altra parte io ragiono anche sul fatto che non cambiare, quindi andare avanti con Allegri che può lavorare con questi calciatori che sono già pochi e magari cambiare la preparazione, il livello fisico-atletico di questi calciatori, sicuramente secondo me un problema atletico c'è, per quanto lo vogliano negare, per me un problema atletico c'è perché ci fermiamo, non abbiamo l'intensità di quelle altre, però che cosa facciamo? Una preparazione a settembre, a fine settembre, inizio ottobre, dopo aver appena terminato l'altra preparazione, perché ragazzi, se si gioca da un mese, la preparazione è praticamente appena terminata, no? Quindi ne fai un'altra e la fai soltanto con alcuni elementi, tra cui i due portieri, secondo e terzo portiere, il quarto centrale di difesa, terzo, quarto centrale di difesa, il terzo attaccante, i due terzini, cioè praticamente la preparazione la farebbero Alexandre De Sciglio, dei giocatori che avrebbero tanta continuità all'interno della Juventus. Quindi non lo so, non so nemmeno se a livello fisico, anzi qua chiedo magari a chi ne sa di più, io ragiono per
per vie logiche, e quindi dico due preparazioni, una preparazione tra l'altro ridotta ad alcuni elementi da rosa dopo aver fatto la preparazione, mi sembra un po' una follia. Se qualcuno studia queste cose, ha qualche base per andare un po' più dentro al concetto, al discorso, vi aspetto. Attenzione, la Juventus non è che non ha scelto, la Juventus non è che non ha scelto, la Juventus ha scelto, perché la Juventus si trovava in una situazione in cui qualsiasi cosa diventava una scelta. Esonerare Allegri era una scelta, confermare Allegri era una scelta. Si è scelta la strada, a mio avviso, sbagliata, ma che non significa che sarà quella sbagliata a tutti gli effetti. Io ve lo dico subito, non farò la guerra a Massimiliano Allegri. Se davvero sarà confermato Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, benissimo, si andrà avanti insieme. Però io Allegri, salvi Allegri, ve l'avevo detto ben prima della decina di giorni fa dove ho scritto l'articolo, vi avevo detto ben prima che l'esonero era la strada più semplice, ma che io pretendevo da Massimiliano Allegri un'inversione di tendenza e che volevo vedere il suo lavoro sul campo, perché fino a quel momento era ingiustificabile il suo stipendio alto, era ingiustificabile la sua permanenza sulla panchina della Juventus. Confermo queste cose. Oggi non si vede niente, anzi forse si vede il peggio del lavoro di Massimiliano Allegri. Per quanto mi riguarda, lo spogliatoio è saltato, è rotto, è impossibile da sistemare, è un vaso andato in mille pezzi, ci puoi mettere la colla, sì certo, lo puoi rimettere insieme, ma si vedranno comunque i cocci, perché sono tutti cocci attaccati tra di loro, si vedranno le venature, si vedranno le rotture all'interno di questo vaso. Difficile rimettere insieme una cosa che si è rotta definitivamente. Quindi la Juventus ha scelto, ha fatto una scelta, ha avuto il tempo per pensarci e ha deciso di andare avanti con Massimiliano Allegri. E io sono il primo ad augurarmi di poter fare questo stesso video magari tra un paio di mesi, quando si fermerà tutto per il Mondiale, dicendo: oh, ragazzi, mi ero assolutamente sbagliato, confermare Massimiliano Allegri è stata la scelta giusta, complimenti alla società per questa scelta, per questa decisione forte, in un momento difficile nel quale io avrei fatto tutto l'opposto e nel quale tutti noi tifosi avremmo fatto l'opposto, e quindi si vede la differenza tra il tifoso e il dirigente. Ma io in questo momento vedo tanta confusione all'interno della società, vedo troppe idee contrastanti tra di loro, non vedo, come dicevo ieri, l'unità di intenti. Questa conferma mi sa di volontà di incrociare le dita, di lanciare una preghiera al vento e di sperare che Allegri possa di colpo, magicamente, tornare Massimiliano Allegri. Un po', qualcuno mi dice, come era successo, no? La stagione 2016-2017, quando arriva Dybala, arriva Mandzukic, ci arriva Khedira, se ne vanno Pirlo, Tevez, Vidal. E iniziamo male, e arriviamo a perdere addirittura Sassuolo, 1-0, gol di Sansone. E poi inizia la rimonta col gol di Cuadrado nel derby al 90esimo. Inizia quella sfilza di vittorie consecutive. Questo episodio l'ha citato anche Allegri. Vuoi per riesumare, per tirar fuori, no? Questo ricordo, appunto, appartenente al passato gioioso della Juventus, glorioso della Juventus. Però c'è una differenza da quell'anno a questo. Due, se posso aggiungermi, due differenze grosse. La prima è che l'anno precedente allenatore non era stato in dubbio, perché l'anno scorso Allegri non ha portato a casa i risultati. È stato confermato per inerzia, è stato confermato per continuità di progetto, non per meritocrazia, e questo lo sappiamo tutti. L'anno prima di quell'anno lì, Allegri sfiorava il triplete, con una squadra che probabilmente, con quel rigore su Pogba di Dani Alves, avrebbe potuto riscrivere la storia. Ma questo è un what if, è un errore arbitrale, eventualmente non fa parte di quello che piace a me discutere. Ma l'allenatore aveva dato grande personalità a quella squadra, aveva avuto, secondo me, grandi meriti di continuare sì il lavoro di Conte, ma pure di migliorarlo sul finale, perché Conte non aveva mai schierato tutti e quattro insieme in quel rombo. Poi Allegri aveva Morata, diversamente da Conte, che è stato uno dei trascinatori di quella Juventus lì. Ma io i meriti a Massimiliano Allegri per quella scalata europea glieli do e glieli darò sempre. Non è quello che metto in dubbio di Allegri, metto in dubbio oggi. Quindi un allenatore che già l'anno scorso aveva fatto male e che quest'anno fa peggio, diverso dall'allenatore che aveva portato la Juve in finale di Champions
è che poi è partito male ed è riuscito a rialzarsi per merito suo certo, ma anche non solo per merito suo. C'è una grande differenza delle parole di quelle due stagioni tra i due capitani, perché Buffon, dopo quel Sassuolo-Juve 1-0, che ricorda, se vogliamo, molto questo Monza-Juve 1-0, va alle telecamere e si sfoga e dice che tanti giocatori non sanno ancora cosa significa indossare la maglia della Juventus, non capiscono il peso della maglia della Juventus. E lo dice uno che con la Juventus ci ha vinto il mondiale e poi è andato in Serie B da campione del mondo, miglior portiere del mondo. È uno che con la Juventus ci ha scritto la storia a più riprese. È uno che la Juventus l'ha mollata quando non voleva mollarla ed è tornato addirittura scegliendo di fare il secondo portiere, di fare un passo indietro. Che è diverso dalla storia di Bonucci, che anche lui è tornato, sì certo, ma la scelta di andare via era stata tutta sua. È diverso il rapporto di leader di Bonucci e il rapporto di leader di Buffon. Sono diverse anche le parole che ha usato Bonucci ai microfoni l'altra sera, con le lacrime agli occhi, perché ci tiene, e non metto in dubbio che ci tenga, assolutamente no. Bonucci è probabilmente quello che ci tiene di più in questa stagione, è il capitano, per la prima volta è davvero lui il capitano della Juventus. Però Bonucci non usa le parole di Buffon, Bonucci è molto più sincero, onesto, fragile, e dice: non so come ne verremo fuori, sono molto preoccupato. Sono due messaggi diversi che passi all'interno dello spogliatoio da capitano. Uno tira fuori i coglioni, l'altro tira fuori l'onestà e la fragilità. Aggiungo che in quell'altra Juve c'erano tantissimi leader, non solo tecnici, perché Pogba era leader tecnico, perché Mandzukic era leader tecnico, perché Dybala era diventato poi leader tecnico. Ce n'erano tantissimi di leader tecnici. Io vi parlo di leader di spogliatoio. Chi non ha vissuto uno spogliatoio non potrà capire quello che sto dicendo. Ma in questa Juventus chi c'è di leader di spogliatoio? Ne parlavo ieri sera con un mio compagno di squadra e mi diceva: tranne Bonucci non c'è nessuno. Ed è una grande verità, perché non vedo nessun altro leader di spogliatoio se non Danilo, che lo sta diventando. Non è un leader Cuadrado per quanto mi riguarda uno spogliatoio, non è un leader Alessandro, e stiamo parlando di giocatori che sono qua da 7 anni. Non c'è più Bonucci, non c'è più Chiellini, non c'è più Barzagli, probabilmente anche non c'è più Mandzukic, che secondo me era diventato leader dello spogliatoio. Ronaldo non era leader tecnico, non era leader di spogliatoio, era leader tecnico. Dybala non era leader di spogliatoio, probabilmente era leader tecnico. Adesso di leader tecnici chi c'è? Cioè quei giocatori a cui ti puoi aggrappare nel bene e nel male? Di Maria. E abbiamo visto la reazione di Di Maria dell'altro giorno. Si è fatto espellere. E si è fatto espellere con un'ingenuità incredibile. E quella roba lì nasce proprio dal malumore, dal malcontento che c'è dentro lo spogliatoio. Dal fatto che si lavora male in settimana. E la partita è sempre lo specchio dell'allenamento, ragazzi, che viene fatto in settimana. Quindi per quanto mi riguarda oggi c'è una crepa gigantesca, una voragine tra Juventus, Massimiliano Allegri. Juventus intesa come dirigenza e come squadra, con dirigenti che vorrebbero l'esonero, dirigenti che vorrebbero la conferma, dirigenti che stanno nel mezzo per ragioni un po' più astratte rispetto a quelle concrete del campo, e una squadra che in questo momento non sta seguendo l'allenatore. E cambiare qualche elemento all'interno dello staff e basta, per quanto mi riguarda, è la scelta peggiore in assoluto. Ma ribadisco, è una scelta, è una decisione forte e importante di Juventus, che non condivido assolutamente, ma io conto come il due di briscola, il due di denari quando c'è briscola a bastoni. Faccio un passo avanti e uno indietro. Bisogna stare molto attenti in questi casi, perché un conto è: va male la squadra, ma il tifoso è ancora molto affezionato, e allora dici: vabbè, c'è il supporto del tifoso, c'è la fiducia del tifoso. Non è più così, non è più così come quando si era sbagliato in passato, ma sai, erano i primi errori della gestione che ti aveva riportato grande dopo la Serie B. Da anni si fanno errori su errori, una carrellata di errori incredibili, errori su errori che hanno portato a perdere tanta fiducia nella Juventus intesa come dirigenza. Tanti errori che hanno portato il pubblico anche a staccarsi a livello fisico dalla Juventus, non a livello affettivo, perché il cuore rimarrà sempre legato alla Juventus. Chi tifa per la Juventus, chi è un vero juventino, ragazzi, fino alla fine ci crederà per sempre. È una cosa che non gli passerà mai
l'affetto della Juventus, non gli passerà mai. Però c'è un affetto emotivo e un affetto fisico, e l'affetto fisico è quello che mi fa pensare: la maglia della Juventus, di cui io faccio la collezione, costa 140 euro l'Authentic. La compro o non la compro quest'anno? Forse non la compro. La partita Juventus-Bologna, con cui ci ripresentiamo, in tribuna costa 200 euro. Lo compro o non lo compro il biglietto? Per andare a vedere Juventus-Bologna, oltre a questi 200 euro, devo spenderne 50 di treno, 70 di hotel. Li investo o non li investo questi soldi? E una volta che vado allo stadio, che cosa faccio? Tifo. Vivo il calcio alla mia maniera, perché non c'è un modo giusto o uno sbagliato di vivere il calcio allo stadio, eh? Non esiste. Però poi ti passa la voglia, perché vedi in primis una squadra che ha rotto con l'ambiente, un allenatore che ha rotto con l'ambiente, e vedi che manca la voglia, vedi che manca la passione. E allora pensi: chi me lo fa fare? Chi me lo fa fare di comprare la maglia, di comprare il biglietto del treno, di prendere l'hotel, di muovermi in macchina, di comprare il biglietto per lo stadio? Chi me lo fa fare? E lo stiamo vedendo, perché c'è gente che ha fatto abbonamento per anni allo stadio con la Juventus e da qualche anno, e non per via del Covid, allo stadio non ci va più. Non ci va più perché la linea dirigenziale presa sullo stadio ha portato la Juventus ad essere la squadra col primo stadio di proprietà, un impianto gioiello clamorosamente bello, ad essere una dalla bolgia che era prima a questo. E non sto dicendo che sia stata errata la volontà di Agnelli di togliere i tifosi legati, che avevano un legame con la malavita, perché questa è la cosa più naturale del mondo, li devi togliere. Ma da togliere i tifosi con un legame con la malavita a togliere la parte calda del tifo, ce ne passa, e tanto. E oltre al tifo, la parte calda del tifo, in questo momento stai togliendo anche la parte più nobile del tifo, quelli che magari ti fanno l'abbonamento ad oggi in tribuna. E io l'ho fatto per 2 anni, oggi è impossibile fare un abbonamento in tribuna all'Allianz Stadium, costa troppo, per me poi è un sacrificio, devo anche spostarmi. Io ora per lavoro non posso più farlo, mi conviene più guardarle da casa le partite, eh? Infatti mi fa sempre ridere quando la gente mi dice: tu vai allo stadio perché? No, io quando vado allo stadio per me è un danno a livello lavorativo, per me è sempre molto più efficace rimanere a casa per un discorso lavorativo, ho tutte le comodità, tutti i comfort, posso lavorare nel migliore dei modi. Qualcuno l'altro giorno mi ha chiesto: perché non vai più all'Allianz Stadium ma vai solo in trasferta? Ho vissuto lo stadium tanti anni. Ho fatto 2 anni di abbonamento completi e ho fatto tantissime partite nel giro della mia vita, a spot. Ora ho voglia di vedere gli altri stadi. Mi piace vedere gli altri stadi, che magari non ho visto. Fare delle trasferte di un certo tipo. Non dico che non voglio tornare a casa. L'Allianz Stadium è casa mia. La sento casa mia. Mi sento a casa quando arrivo lì. Ci sono tanti bei ricordi. Però in questo momento non so quanto convenga andare allo stadio, non a supportare la squadra, eh? Non stiamo parlando di supporto alla squadra, perché la squadra si supporterà sempre e io sarò sempre il primo tifoso a sperare nella rinascita della Juventus in un qualsiasi modo che anche magari io non riesco a concepire. Però allora che sappiano che già c'è questa tendenza ad abbandonare lo stadio, questa tendenza ad abbandonare l'investimento sulla Juventus. C'è questa tendenza ad abbandonare l'investimento sulla Juventus, eh? L'abbiamo vista. E il tifoso è cliente della Juventus. Questa cosa non se la deve dimenticare mai. E il cliente decide se investire o non investire le proprie finanze in un prodotto che ritiene giusto o sbagliato. Ora, io non faccio testo, perché io la maglia la comprerò sempre. Io faccio la collezione, le adoro. Adoro avere le maglie della Juventus. Non faccio testo, le ho comprate nei settimi posti, mio padre le comprava in Serie B, continuerò a farlo. Però poi attenzione che l'output definitivo è lo stadio. E oggi, a livello di tifoseria,
non di tifoseria noi, ma a livello di tifo percepito allo stadio, probabilmente siamo la peggiore in Italia. Delle 20 di Serie A, sicuramente anche delle serie minori, ma delle 20 di Serie A siamo lo stadio peggiore come tifo, quando in realtà siamo lo stadio migliore come attrezzatura. E questa è una domanda che devono farsi all'interno della Juventus, perché se oltre a determinate scelte societarie, oltre al rincaro biglietti, ci aggiungiamo una squadra che in campo non dà quello che il tifoso vuole vedere pagando il biglietto, che può essere la prestazione o il risultato, perché ognuno di noi va allo stadio per un motivo diverso, allora che sappiano che non si devono poi lamentare se per la partita di Champions, decisiva o importante ma non decisiva, col Benfica, scegliete voi, c'erano 5, 6, 7, 8 mila posti vuoti. Né lamentarsi se poi lo spicchio di tifosi del Benfica fa più casino di tutto il resto dello stadio juventino. Non è a lamentarsi. Ieri è circolato su Twitter l'hashtag Stadium Vuoto, lanciato da Live Bianconera. Ora, non entro nel merito dell'iniziativa perché, ribadisco, ognuno è libero di andare allo stadio oppure no. Però Stadium Vuoto non inizia ieri con questo hashtag che è diventato virale. Stadium Vuoto è già iniziato. E Stadium Vuoto ora può diventare la mazzata finale per la Juventus, che la decisione l'ha presa, ha scelto, ha preso una decisione, ma allo stesso tempo con questa decisione va a dare forse il colpo di grazia anche a quelli che credevano davvero in Massimiliano Allegri e che in questo momento stanno dicendo: ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Allegri non ha salvato Allegri, e mi metto in prima fila tra questi. E probabilmente l'output l'avremo non nell'immediato, perché i biglietti di Juve Bologna magari li avevi già venduti, c'era già stata la vendita libera, c'era già stata. Però attenzione alle partite successive, perché poi, come la decisione l'ha presa la Juventus, la decisione la prendono i tifosi. E se stiamo parlando di, vado avanti con Allegri per un discorso economico, attenzione che il market pool della Champions, il passaggio del girone della Champions, l'effetto stadio, l'effetto magliette, l'effetto brand Juventus, l'effetto campo che si collega con l'effetto borsa della Juventus, cari miei 36 milioni per esonerare Massimiliano Allegri, perché se poi il tifoso perde la passione fisica e quindi la volontà di farsi i chilometri e superare gli ostacoli e fare sacrifici per andare a vedere la Juventus, diventa complicato ricucire, perché già si è rotto con la squadra, già c'è la dirigenza crepata, già ci sono delle crepe nella tifoseria. Attenzione che non diventi una decisione totale, drastica, di sciopero del tifoso della Juventus di non andare più allo stadio, perché c'è già questa tendenza che può diventare ancora più decisiva, soprattutto dopo l'iniziativa di ieri e soprattutto dopo la decisione di oggi. Vediamo cosa succede. Io non sono d'accordo, però ovviamente non sono nessuno per dire che è sbagliato al 100%. Mi metto qui, comodo, sulla riva del fiume, aspetto queste due settimane di pausa nazionale, con la curiosità di vedere se davvero sarà cambiato qualcosa col Bologna, che sarà una partita complicata, di una squadra che ha appena cambiato allenatore, certo, e forse anche per questa maggior ragione sarà ancora più complicata, perché loro in questo momento quello shock emotivo e nervoso ce l'hanno e noi probabilmente ci ripresentiamo con lo stesso shock, ma in senso inverso, perché anche noi stiamo vivendo uno shock. Ma non è uno shock nervoso, è uno shock depresso.